partiti. Allora, i ragazzi stanno andando avanti, con Mimmo siamo d'accordo che ci sentiamo sempre al raggiungimento del minuto. Ci sono i giudici, state tranquilli. Tutto controllato. Tutto è controllato dai giudici che osservano attentamente. Mimmo, tempo. Un minuto anche per il rione di Sciglio. Allora, sediamoci tutti nei nostri posti. Poi lo dite ai giudici, sono i giudici che raccolgono le osservazioni. Non c'è bisogno. Allora, ci sono i giudici che stanno controllando. Sono i giudici. Ci sono i giudici che stanno controllando. Ci sono i giudici che controllano. Quando, se le squadre hanno delle osservazioni, la fanno, sì, due minuti, la fanno ai giudici. Lo dite ai giudici. Quando finiranno le operazioni, qualcuno di voi lo dirà ai giudici. Ma non a me, perché io non sono in grado di dirvi se è giusto o sbagliato. Mimmo, il tempo. Stop. Stop, 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 stop. State calma, ma ci sono i giudici. Ci sono i giudici. Non toccate le bottiglie però, perché ci sono i giudici. Lo verificano i giudici. Lo verifica i giudici. Né Pietro, i giudici verificano. Allora, calma. Magari dove ci si accollano? Lì ce n'è una che è sotto il limite. Ma perché la maserina? Va bene. Non ce n'è perché? Magari dove ci si accollano? E che c'è? Va bene. Allora calma, c'è un attimo di assembramento. Allora, ci sono i giudici oltretutto, che si affanno. Loro stanno giudicando con me. Allora, li avete contate le bottiglie? Ce n'era una, ce n'era un'altra, non viene, diceva me. No, un'altra, amore, ce l'ha Mimmo. Ce l'ha Mimmo, ce n'è anche un'altra che non è piena. Ma neanche questa, ce n'è un'altra, ce l'ha Mimmo. È vero? Va bene, quando sono? Quante sono le... Voglio dire, è... Come fai?
ancora in capo della rosa. Riprendiamo la calma. Allora, chi deve giocare adesso? Mimmo. Tu mi dai il via, Mimmo. Via, partiti. Partito anche Rione Fontanavigna. Via, sedetevi, per rispetto anche all'altra squadra che gioca. Molto bene, partita la prima bottiglia. C'è il riempimento. Mimmo, tu mi avverti sempre al minuto, al raggiungimento del minuto. Allora calma, ci sono i giudici che mi pare stiano in maniera lineare esprimendo il parere. Mimmo, tu mi dai il minuto, un minuto in questo momento. Gara molto combattuta come era immaginabile e come tutti ci auguravamo, si procede con il riempimento, le bottiglie sono completamente coperte dai giocatori che insistono nel riempimento con grande capacità e sagacia. Chi ha giocato il jolly? No, no, dico dall'inizio del gioco. Monasterio? E la piazza, solo due, quindi le altre squadre o giocheranno nel gioco che viene oppure avranno la serata di domani. Tecnica perfetta, Mimmo, io aspetto il tempo. I due minuti, ci siamo? Non lo so, adesso vedrò i due. Due minuti adesso, manca un minuto. Grande tecnica anche del Rione Fontanavilla. Grande tecnica anche del Rione Fontanavilla. Tecnica. Mimmo, noi ci guardiamo con il tempo, tu mi fai un mezzo occhiolino quando sta per finire, senza che noi lo diciamo. Il tempo scorre, il vino avanza, la bottiglia è quasi riempita. Stop! 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 Allora, adesso partiremo con le misurazioni. Allora, il tempo che i giudici mi diano la classifica e intanto non mai più un influente. Allora, siamo imparziali. Fino. Quello è un problema. Allora, ultima Fontanavilla con 10 punti, poi Visciglio con 13 punti, poi Capodavuto con 14 punti e a pari merito la piazza e il monasterio con 15. Questa è la bottiglia d'acqua in più. Allora, Torino e Vittorio sono qui, segnerete i tempi che vi dettano
quello dei maschi e quello delle donne, squadra per squadra. Loro vi dicono un tempo del maschio e il tempo della donna. Vi siete fatti un foglietto con i 5 rioni. Non si possono toccare con le mani, giusto? Aspetta, non rema, aspetta. Chi l'ha detto che non si possono alzare? Aspetta, perché prima abbiamo... spiegatevi bene. Si possono alzare, basta che non toccano con le mani. Va bene? Allora i giudici mi danno il via. Bambini, toglietevi i bambini, dai. Dai ragazzi, dai, tutte ai vostri posti, ma dai, ma... dai. Ragazzi, no, tutte ai vostri posti, dai. Allora. Via! Una gara entusiasmante, è una gara entusiasmante, tutte le squadre hanno un grande piglio, bevono, poi riprendono, poi ripartono, non si tocca con le mani. È bellissimo da vedersi. È una gara, per cortesia, allontanatevi dalle postazioni. È una gara bellissima. Vittoria, 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 vittoria. Ragazzi dietro per piacere. Che è successo? Bello, bello, bello.